Roberto Matragrano, presidente dell'azienda speciale Promo Cosenza, della Camera di Commercio appunto di Cosenza. Siamo all'inaugurazione del progetto SIEFT, che si propone di internazionalizzare le aziende, le piccole e medie imprese del Sud Italia. Qual è il significato, il valore aggiunto che si nasconde dietro una manifestazione come quella che è in procinto di iniziare? Il significato di questa manifestazione è quello di mettere in rete le imprese, le piccole e medie imprese del Sud Italia, infatti sì, il Sud Italia, dell'agroalimentare e anche del turismo e del food, diciamo in genere. E in effetti, senz'altro, questo è un valore aggiunto ed è un aiuto per le imprese in particolare che si incontrano in questa manifestazione e si formano sul come esportare i loro prodotti. Dobbiamo tenere presente in effetti che in questo periodo di crisi oggi un motivo di sviluppo delle nostre imprese è dovuto all'internazionalizzazione. Non bisogna vedere il commercio estero o l'internazionalizzazione delle nostre imprese come uno spauracchio, dice è impossibile poter andare all'estero perché ci vogliono delle strutture. Però con l'aiuto delle camere di commercio, dell'Union Camere che li mette in rete, si può superare qualsiasi ostacolo e si può arrivare con facilità anche a commerciare i propri prodotti all'estero, perché anche le imprese del meridione hanno qualità e devono puntare sulla qualità per far conoscere i loro prodotti. Sono questi quindi i motivi con i quali appunto ha spinto e ha stimolato anche la partecipazione delle imprese del territorio afferenti alla Camera di Commercio di Cosenza? Senz'altro questo è uno dei motivi. Noi quest'anno partecipiamo, questa è la terza annualità, partecipiamo con un numero di imprese che è di 20 imprese. 20 imprese dei vari settori. I settori sono, come ho già detto prima, il turismo, sono 5 imprese, il food che sono anche 5 imprese e poi c'è il settore olio e vino che in Calabria è all'altezza, per cui in effetti è un prodotto che possiamo senz'altro esportare e far conoscere, anche perché la nostra Camera di Commercio ha un suo laboratorio merceologico che è certificato d'Indec, che può certificare sia i vini e sia gli oli per poter essere internazionalizzati. Siamo alla terza edizione del progetto SIAFT, passato, presente e futuro. Quali sono i punti di forza che ne hanno determinato appunto il successo delle prime due e qual è il salto di qualità che si può ancora fare? I punti di forza si è puntato prima all'agricoltura, piano piano si sta puntando anche al turismo, perché in effetti la conoscenza del territorio meridionale, che non sono delle tappe conosciute da parte del mercato estero, in questo modo si porta a conoscenza il nostro territorio che è pieno di storia, anche nelle piccole, nelle piccole città come quelle della Calabria, perché hanno una loro storia e hanno sicuramente da offrire nel proprio territorio la propria cultura. In ultimo, cosa si può ancora fare per accrescere la visibilità di una manifestazione come questa? Secondo me, poco alla volta, si lavora cercando di portare, anche con l'apporto di tutti e frequentandosi, che cosa i difetti della manifestazione precedente bisogna superarlo cercando sempre di migliorarlo. Quindi i punti di forza in effetti vengono man mano, non è bisogno pensare che adesso abbiamo fatto questo, domani già sappiamo che cosa dobbiamo fare. In questa annualità sicuramente ci saranno dei punti che bisogna correggere e migliorarli.